Ancora un saluto agli amici di Ciocomo, buongiorno, siamo ritornati in diretta dallo studio, ci siamo spostati di qualche chilometro nel bosco, come sentite in sottofondo, e la strada dove ci troviamo in questo momento è quella che vi porta al Castel Baradello. Siamo nel bosco della Spina Verde. Di solito il giovedì noi abbiamo questo incontro con la botanica Anna Bocchietti, che anche oggi si rinnova. Io la saluto, la ringrazio. Buongiorno Anna. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben Buongiorno, ritrovati. grazie. Ci hai portato nel bosco della Spina Verde, proprio nella strada che porta appunto al Castel Baradello, che è questa qui. Perché? Perché qui c'è un foliage decisamente autunnale. Oh, finalmente entriamo nell'autunno vero, anche se devo dire che le piante qui sono ancora un pochino indietro, ancora Sono verdi. un po' verdi, è vero, hai Sì, ragione. esatto. Hai ragione. Guardiamo questi tigli, per esempio, che di solito assumono questo colore giallo che avevamo visto all'ex zoo, È erano già vero. gialli, qui sono ancora verdi. Però guarda lì, guarda, di fronte a noi. Quella è una bellissima quercia Questa è che una invece è quercia. già in foliage. Questa è in foliage, Sì, si può esattamente, dire. perfetto. Allora, questo è un tiglio, una caratteristica del tiglio. Perché si chiama tiglio? Tiglio deriva da ptilon, che significa ala. Perché ala? Perché, Perché? vediamo, ecco, guardate qua, perché i semi, i frutti, sono alati. E Ah, questo è il frutto questo del, è il cioè il seme seme, del sì, tiglio. esatto, questo è l'ala. Ah. E guardate che fa un po' da elicottero, un po' veloce. Eh sì, infatti adesso fallo, rifallo ancora che lo rifacciamo Aspettate, vediamo vedere se riusciamo a farlo lì. Insomma, vabbè, volare insomma, come elicottero, da non confondere con l'acero che noi eravamo abituati a vedere che girava. Anche il tiglio ha la propria ala da Guarda, ci sono elicottero. tanti amici che ci stanno guardando, Anna, sai? Oh, E che ci buongiorno. salutano come Milko, come Fiammetta, come Patrizia, come Anna Rosa, come Barbara, come Stefano, come Clara. Grazie, Bene. grazie a tutti. È una bella lezione, io direi soprattutto interessante, perché abbiamo scoperto con Anna, ma c'è anche Otto, che ormai non Naturalmente. manca mai, tante cose interessanti, curiose, che si trovano nei boschi a ridosso di Como, perché oh, qui Assolutamente, qui siamo a San Rocco siamo sopra praticamente, San sopra Rocco. San Rocco, Ecco, quindi i colori dell'autunno, come dice Giuseppina, bellissimi. Ecco, questo, bellissimo. guardate. Allora, una cosa, questo è un sambuco. Il sambuco. Perché ci interessa? Perché andiamo verso Halloween e il Quest'anno. sambuco, ragazzi, è una pianta esoterica. Ma se avete paura delle streghe, dei mali e dei maghi, una bacchetta di sambuco, come diceva Harry Potter, è la più efficace contro i sortilegi. Quindi voi prendete, magari non la strappate, prendete la terra, Ma la questa è la bacchetta. bacchetta del sambuco, Questa questa. è la bacchetta del sambuco, lo riconoscete perché vedete che ha Sì. tutte queste cicatricine? Eccola. Dentro è molto morbido il midollo, questo è un rametto Sì, è vero, piccolino. sembra proprio midollo. Midollo, sì, È esatto. molto morbido, quindi se avete paura della serata di Halloween, armatevi di bacchetta e abracadabra, tutti i mostri, via! Senti, ma il sambuco Allora, il sambuco è una pianta, si chiama la panacea contro tutti i mali, perché è utilizzabile veramente, ha un'efficacia dai brufoli all'influenza, insomma. Si fa lo sciroppo con i Con i fiori, fiori, quelli bianchi, quelli giusto? bianchi, che si Ok. fanno anche impanati, buonissimi. Si fanno le Impanati non l'ho mai. marmellate. Allora, marmellata sì, ma l'impanato non l'ho mai. Impanato come il fiore di robinia, buonissimi, impanati in padella. E perché è famoso? Perché se voi lo scavate all'interno, questo rametto piccolino, magari ne prendete uno un po' più grande, lo scavate, si facevano i flauti. Il flauto di Mozart, flauto magico, era fatto con la bacchetta del sambuco. Si suonava il flauto Incredibile. e si attiravano le fate, non le streghe, contro le streghe. Interessante, come dice Anna Rosa, ma devo dire veramente interessante, cara Anna. E poi un abbraccio ti arriva da Mirella, Antonella, che ci fa i complimenti. Siete grandi, andate avanti. Grazie Antonella, grazie, grazie. Benissimo. Lorenza chiede dov'è esattamente questo L'ingresso. sentiero. Il sentiero è quello della Spina Verde, cioè che Spina allora Verde, via Teresa Rimoldi, dove c'è Ecco, l'acquedotto di Como, quindi esatto. San Rocco, sopra San Rocco c'è via Teresa Rimoldi, si imbocca il sentiero ed è quello che porta la baita Baradello
e quindi al Castello Varadello. Tra l'altro approfitto, domenica ultimo giorno di apertura dalle 10 alle 18 del Castello Varadello. Giornata prevista bellissima. Con le guide della Spina Verde, Anna, Fiammetta, che sono a disposizione. Quindi certo. Cosa devono fare? Allora, Antonella, no, ti ho salutato. Dice, ogni tanto saluta anche... Ma ti ho salutato, Antonella. Assolutamente. Salutiamo anche Mary. Bella la natura, specialmente ora. Ora è proprio pieno autunno. Foliage di autunno. Esatto. Dicevo, cosa devono fare domenica per venire a visitare il Varadello? Per salire da qui, si sale, sono... 15 minuti di passeggiata tranquilla. Sì, 20 minuti tranquilla. Qui c'è una sbarra, ma naturalmente il passaggio pedonale sarà aperto. È aperto. Esatto. La strada è semplice, è carrabile, per cui non avete bisogno di scarponcini per salire. E venite a trovarci. Alle? Dalle 10 alle 18 il castello è aperto. Quindi domenica tutto il giorno, 10-18, per vedere, per visitare questo bellissimo Castel Varadello, da lassù, via Castel Varadello, dice Fiammetta, sì. In questo caso. Sì. Precisione, brava. Bravissima. Quindi giusto, domenica quindi c'è la possibilità di salire su, di vedere, di ammirare la bellissima natura e di vedere il Castel Varadello. Esatto. Che cos'altro c'è da vedere? Guardiamo questa pianta. Oh, dice Iva, scusa una cosa che... Ciao Antonella, grazie a te, figurati. Iva dice che con i fiori si può aromatizzare l'aceto, tu lo sapevi? Bravissima, esatto. Oh, ma guarda che questa lezione di botanica piace un casino, veramente. Esatto, ma Iva, prova gli impanati. Prendi tutto il corimbo, tutto il fiore bianco, appena sono sbocciati i fiori, tagli e lo metti in pastella come fosse, non so, una melanzana. Zucchine, oppure fiori di zucca. Fiori di zucca, è buonissimo perché il fiore è già molto dolce, il nettare è molto dolce, per cui rimane dolce, sa di sambuca molinari. Beh, certo. Ok, allora qui c'è un... uso la bacchetta. Vai professoressa, vai. Questo, guardate, è un evonimo, guardate il frutto, che meraviglia. Aspetta. Il seme è quello arancione. Ok, sì. E il frutto è quello rosa. Guardate che contrasto di colori bellissimo. È vero. Questo evonimo si chiama? Evonimo, Evonimus europaeus. Che è questo qua. Ed viene chiamato il berretto del prete. Avete presente Don Camillo che è aveva vero, quel berretto col è vero, pompon? C'hai ragione, Anna, c'hai ragione. Il berretto del prete, è vero, vero. Pompon. È vero. Vedete, si sta adesso aprendo. È vero, hai ragione, perfetto. Attenzione, pianta... non tossica, velenosa. Ah, è velenosa? Questa è velenosa, ah. non mangiatela, è bellissima, è molto ornamentale, ma solo gli uccellini possono... Ah, quindi attenzione, questa è velenosa. Usarla. Iva dice fatto, quindi credo che il fatto si riferisce al sambuco, al fiore del sambuco. Perfetto. Impanato, ecco. In pastella. Bravissima. Senti, una curiosità da profano, quello che io sono. In questo bosco... non ci sono i castagni. Esatto, questo vero? Bosco è... Cioè, o meglio, ce ne saranno, castagni. Ma non ne vedo così... Ovvero, ci sono dei castagni piccoli perché c'è una pianta in fondo, probabilmente la castagna è stata disseminata. Mi raccomando, la castagna è il frutto. Buonanotte. La castagna è il seme e non il frutto. Il frutto è il riccio con dentro la castagna. La castagna è il seme, per cui se voi prendete il seme e lo interrate, vi nasce un castagno. Perché? Perché questa parte del parco è una parte senza acqua. Qui non ci sono fiumi, non ci sono sorgenti, quindi è molto asciutta. Quindi il castagno ha bisogno di acqua, Anna. Ha bisogno di terreni acidi, e qui probabilmente molto calcareo, considerate le piante che crescono. E umidi, hanno bisogno di un terriccio umido e molto morbido. Qui noi sappiamo che abbiamo un conglomerato tipico nostro, quindi c'è sotto, ci sono molti sassi. Ah, ecco, ok. E non è abbastanza profondo e morbido probabilmente per il castagno, e quindi qua non ne troviamo. Ok. Liotto è felicissimo perché così può camminare senza punti. Con i ricci, in effetti, il cagnolino è in effetti poveretto. Oh, guardate qui cosa ci ritroviamo, che abbiamo trovato anche a Villa Olmo. Mettiamo alla prova il Marco? Vediamo, certo, assolutamente. Marco? Sì. Parte bassa. Sì. Spinosa. Esatto. Andiamo verso l'alto, la foglia diventa più liscia. È vero, è vero. Vedete? Esatto. Che quindi, cosa può essere? Che cosa può essere? Arca miseria. Spinosa. Ce l'ho qui. Agri.
Agrifoglio! Perfetto! Agrifoglio, ecco, agrifoglio! Ovvio. No. Allora, Iva ha detto che ha fatto anche la marmellata, bene, ma brava. E Anna Rosa che apprezza questi colori meravigliosi, sì. Foliage, diciamo. Allora, agrifoglio. Agrifoglio, vedete bacche? No. Quindi maschio o femmina? Femmina. No, maschio, sbagliato. Se non ha le macchie, non fa figli. Ah, giusto, giusto, giusto. Quindi è un maschio, è un agrifoglio maschio, vabbè, esatto. Con le bacche femmina. È femmina, perfetto. Abbiamo agrifogli maschi, probabilmente c'è qualche femmina più su, perché anche quello lì vedo che è senza bacche. Esatto. Qui abbiamo una robinia, la vedi questa con le foglie fatte in questo sì, modo? Sì, esatto, la robinia. Attenzione, la robinia è nella black list delle piante in Lombardia. Blacklist vuol dire che è un infestante. Ah beh, sì, certo. Che sì. Non la si può piantare, quindi abbiamo una. Ah, sì, sì, sì. Nonostante sappiamo che la robinia è estremamente importante. Però è infestante, è vero, hai ragione, sì, perfetto. Perché fa il miele di acacia viene dai fiori della robinia. Giusto. Attenzione, il miele di tiglio, invece, è tra tutti i mieli quello che fa meglio alla gola. È vero. Quindi se voi avete mal di gola, latte miele di tiglio, tiglio preferibilmente. Tiglio, ok, perfetto, perfetto, molto bene. Ah, Antonella qui ci saluta perché deve andare, alla prossima. Ciao Antonella, ciao, Antonella, ciao. Grazie, grazie, grazie. Qui abbiamo la fitolacca americana, guardate che bella, si chiama uva, uva americana perché ha la forma del racemo dell'uva. Eh sì. È bellissima, pianta tintoria per eccellenza. Guardate se la prendo in è mano. Sporca, sporca. Guardate che colore meraviglioso, sì, che non andrà via fino a domani. Esatto, però, esatto, ti sporca tantissimo. Guardate Anna, che bella. Quindi domani sarò segnata vita. Pulisciti con le foglie, dai, un metodo naturale, va bene, perfetto. Ok, proprio la foglia del rovo. Ok, quindi anche questo. Non confondetela con i mirtilli, ecco, perché c'è sì, stata una cara signora. Ma questo si può mangiare, no? Questa è tossica. Ah, tossica, ok, okay. Due bacche, va in bagno per qualche tempo, ma non è un lassativo, cioè ti distrugge l'intestino. Quindi attenzione, okay, attenzione, mangiato. Occhio, occhio che diventa pericoloso. Come dico sempre, sappiate sempre che cosa state mettendo in bocca, perché la natura può essere... È vero, questa è una cosa molto interessante, perché in effetti, ecco, prima di mettere in bocca qualsivoglia cosa, come queste, che in effetti in voglia sembrano simili a mirtilli, sì, però attenzione, come del resto anche la famosa cappella lì del cappello prete. Del prete, che può essere... Guardate che abbiamo le ultime more, guarda che roba, ancora. Come sono le more? Ah, eccole qua. Le more, è vero. Sì. Beh, oggi abbiamo fatto veramente una ampia lezione di botanica. Facendo vedere specie più disparate, okay. E siamo a un passo siamo sopra la città, ma a pochi metri, quindi vedete la bellezza anche di sì, saper proprio... apprezzare. E noi lo abbiamo fatto grazie a un'esperta, Anna è una botanica di grande qualità, prestigio, vi porta anche a vedere domenica il parco e la salita del Baradello assieme alle altre guide, quindi noi abbiamo una fortuna veramente importante, sì, devo dire che la apprezziamo tantissimo. Chiudiamo con l'alloro, che la pianta dell'alloro, esatto. È una pianta aromatica. Aromatica e veramente ha una capacità di riprodursi straordinaria, anche perché l'alloro nel bosco non è nei nostri boschi, lo troviamo nelle aree mediterranee. Allora, invece probabilmente gli uccellini disseminano i semi dappertutto e qui si vede ha trovato il proprio habitat. Questa mano così colorata, questa professoressa. Mano colorata, la bacchetta di Harry Potter. E Otto. Ciao Otto, buongiorno, buongiorno Otto. Ecco qua, ci saluta anche lui ovviamente. Io vi do l'appuntamento a domenica ricordandovi che Anna e le sue colleghe della Spina Verde, qui della Spina Verde, davvero domenica vi possono far vivere un'emozione importante, venite qui, è l'ultima domenica di apertura del Castel Barello, quindi approfittatene, esatto. Perché speriamo che non ci siano ulteriori restrizioni, speriamo di no, però comunque approfittatene perché domenica, tra l'altro è bello, vero? Bellissimo tempo, stupendo! Fantastico, quindi... grazie a tutti e vi salutiamo dalla Spina Verde, la nostra straordinaria botanica. Il grazie ad Anna per averci fatto una bellissima lezione, Harry Potter. Una buona giornata! Bene, allora Anna Maria, buongiorno e anche ad Anna Rosa che è contenta di sapere il nome delle piante, il nome proprio originale. E lei è brava, eh? Anna, grazie! Saluti a tutti! A presto! A presto.